Appassionati di pallavolo reggiana, buonasera e ben ritrovati come tutti i martedì sera al consueto appuntamento con Studio Volley, tutta la pallavolo di Reggio Emilia, ma anche poi tutta la pallavolo in generale in questo ormai consueto appuntamento di un'oretta per epilogarvi quello che è successo ovviamente per le vicende delle formazioni reggiane delle Dilesse Conad Reggio Emilia in Serie A2, della CSC Correggio in Serie B1, della Crovegli del Bosco della Serie B1 femminile e anche di tutte le squadre che hanno giocato la Serie B2. In realtà questa sera più che altro CSC Correggio, perché? Perché con la neve è stata l'unica formazione delle tre principali, diciamo così, a giocare. Infatti rinviate sia di Lesse Conad che Crovegli, è rinviata tutta la Serie C, sia maschile che femminile, hanno giocato solo CSC Correggio e le tre reggiane di B2, tutte vittorie, quattro vittorie per queste quattro formazioni che hanno giocato, insomma ne hanno giocate poche però hanno vinto tutte, questo non può che farci piacere. Ne parleremo con un ospite di Correggio, prima però saluto velocemente Fabio Poncemi. Buonasera Fabio, questa neve ancora non ci dà tregua. Sì, davvero incredibile, anche se era già stato annunciato, è stata a rischio anche la partita appunto tra Mirandola e Correggio, per fortuna si è giocato visto che la CSC è andata a vincere anche in terra modenese. Beffa del destino, se vogliamo, il prossimo weekend era già previsto da tempo il riposo in calendario per quanto riguarda B1, B2, C eccetera, e quindi anche il prossimo weekend purtroppo sarà praticamente vuoto. Nel mezzo ci saranno però tutti i recuperi che andremo dopo ad analizzare. Chi ne sta pagando un po' più le conseguenze è la Crovegli, che ha saltato quindi tre weekend in fila, praticamente salterà per colpa di questa pausa, mentre in realtà è stata un po' sfortunata la Dilesse Conad perché doveva giocare a Sora ed è stata l'unica gara rinviata di tutto il turno di Serie 2, quella delle Dilesse, per problemi di agibilità del palasport. Ne parleremo poi dopo, però presentiamo l'ospite di questa sera. È venuto, è tornato a trovarci, avevamo già avuto ospite mesi fa, una delle bandiere della CSC Correggio che ha inanellato la nona vittoria consecutiva battendo 3-0 anche Mirandola, è stato il migliore realizzatore della partita, l'MVP se vogliamo dirlo all'americana, Riccardo Raimondi. Buonasera Riccardo. Ciao, buonasera a tutti. Allora Fabio, la CSC va per forza di cose in apertura, abbiamo deciso di riportare Raimondi a Studio Volley perché è stato uno dei protagonisti, dei leader di questo gruppo storico, in più si è infilato anche una gran bella partita in quella di Mirandola. Sì, quindi Studio Volley, come ho scritto nel comunicato ufficiale di Correggio, ha portato fortuna e come, perché davvero... Ah, quindi lo avevi invitato prima di Mirandola? Sì, sì, sì. Ha giocato bene perché sapeva che sarebbe venuto a Studio Volley. Assolutamente sì, era già tutto previsto, infatti quando ho visto la gran partita che ha fatto sabato ho detto bene, ancora meglio, è davvero l'ospite ideale. Per una puntata è come settimana scorsa quando abbiamo avuto coach Ugo Conte, dedicata praticamente interamente alle Dilesse Conad, questa sera è dedicata a CSC Correggio e a Riccardo Raimondi anche in particolare. E sì, anche se poi parleremo ovviamente delle Dilesse Conad, faremo un po' il punto della situazione per quel che riguarda i recuperi che ci aspettano e terremo calda anche la situazione della Crovegli con un'intervista a Davide Baraldi che abbiamo fatto proprio in mattinata, perché abbiamo voluto un attimo capire anche, e Davide Baraldi ovviamente è l'allenatore della Crovegli, un attimo capire com'era la situazione della Crovegli e se sta pagando un po' le conseguenze di questa pausa la formazione di Cadel Bosco, che ricordiamo è terza in classifica impegnata nella lotta playoff. Però partiamo ovviamente già con le immagini di Mirandola CSC Correggio, perché era una trasferta difficile, era un derby, come hai detto tu Fabio c'era anche il problema della neve, nel senso che è dovuta partire presto, aveva addirittura nei giorni precedenti c'era stato il rischio che venisse rinviata la partita, invece Riccardo Raimondi alla fin fine parte un primo set un po' combattuto, il resto tutto in discesa. Sì, la partita è stata a livello numerico semplice, cosa che però in realtà non è stato, nel senso che è una squadra, quella di Mirandola, con tanti giovani che nel corso dell'anno comunque tende sempre a migliorare il proprio rendimento. Quest'anno hanno registrato un po' più di difficoltà e sono nelle zone più basse della classifica. Comunque abbiamo affrontato questa partita come le altre, cioè con molta concentrazione, siamo riusciti a ottenere i risultati. Insomma. Mirandola che aveva un ex in certi libori, palleggiatore che tra l'altro ha sostituito anche Andrea Dall'Oglio, il palleggiatore delle Dilesse Conad, che l'anno scorso con Mirandola aveva fatto molto molto bene, senza di lui quest'anno sta facendo un po' più fatica Mirandola, però andare a giocare in quella palestra qua, soprattutto sì, con anche... quelle luci, soprattutto guardate, sì, che giallo, perché luci. Davvero ah, no, ma è davvero, non siamo noi che abbiamo delle telecamere gialle, ma è il fondo del palazzetto davvero anomalo, in più anche una temperatura non certo favorevolissima, insomma bisognava ambientarsi, soprattutto bisognava partire bene fin dall'inizio, Fabio, e la CSC lo ha fatto, in realtà ha combattuto il primo set, poi tutto in discesa. Sì, questo è il muro finale di Matteo Lancellotti su Gelfi, che è l'opposto di Mirandola, che è stato anche il top scorer della formazione
modenese, questo è il muro invece di Alessandro Ligabue, in avvio del secondo set, primo parziale, vinto 25-21 dalla CSC, che ha sofferto solo fino al 20-21, poi appunto due muri di Lancellotti su Gelfi a chiudere il primo parziale, il secondo è stato davvero un dominio, subito 7-1 sulla battuta piede a terra di Riccardo Sangiorgi, la CSC ha poi portato a casa il parziale 25-13, guardatelo qua, Riccardo Raimondi in pipe, nel solo secondo set Riccardo Raimondi ha messo segno 9 punti, pensate un po', un set davvero dominato dalla CSC. Questo momento decisivo invece del terzo parziale, guardate il colloquio tra Coach Astolfi e Nicola Romani, battuta tattica per lui, è qui che si è aperto dal 15 pari, si è aperto il break di 4-0 che di fatto decide la gara, eccolo lui, lì ancora il leone dell'Einaudi, ma insomma un po' di tutti i palazzi d'Italia, Riccardo Raimondi a murare per aprire il break, e questo è un altro scambio davvero bellissimo sul 15-17, qui adesso ormai non è ancora riuscito a chiudere, qua ancora la rigiocata col bagger di Sangiorgi, Nicola Romani che va a mettere davvero a terra un pallone bellissimo da seconda linea per il 18-15 e qui di fatto la partita ha preso definitivamente la strada di Correggio, che ha vinto poi il terzo parziale a 17, con, chiudendo poi a muro di nuovo con Ligabue, Astolfi e quant'altro, poi chiudendo con un tocco di seconda di Max Astolfi che vedremo tra poco. Eccolo qua, questo è l'ultimo punto appunto della gara. Ligabue, citato da te, che ancora una volta ha giocato al posto di Bassoli, come previsto, tenuto a riposo, adesso c'è anche la pausa, quindi Bassoli avrà tutto il tempo per provare a rimettere in sesto quel ginocchio lì, e Riccardo, la pausa forse vi fa anche un po' bene per sistemare tutti quei piccoli acciacchi che a questo punto della stagione sono fisiologici. Sì, indubbiamente la pausa arriva in un momento dove fa comodo a noi, ovviamente anche ad altre squadre, però noi abbiamo da recuperare Davide, che nonostante Ligabue stia facendo un ottimo campionato, stia dando prova comunque di ottime prestazioni, Basso indubbiamente è un punto di riferimento per noi in attacco a muro, quindi insomma dobbiamo cercare di recuperarlo al meglio e poi cercare di tirare il fiato un po' tutti, perché è un momento dove ci si può ricaricare le batterie. Ecco, qualche numero per darvi l'idea, la nona vittoria consecutiva di Correggio, l'undicesimo 3-0 su 14 partite, 14 vittorie. Solo due sconfitte, tra l'altro senza mai perdere 3-0, perché la CSC ha perso 3-2 ad Olbia e 3-1 a Bergamo, quindi sono numeri davvero, davvero clamorosi. Si va alla caccia di un record, Fabio, quello del 2009-2010, qua iniziano gli scongiuri della serata per Raimondi, però quelle 15 vittorie in fila, insomma, sarebbe bello riuscire a batterlo quel record lì, anche se ovviamente siamo solo a 9, ne mancano altre 6 e poi 7, diciamo così, per battere il record, per eguagliarlo, e non sarà facile. Sì, io pensavo al record dello scorso anno, che era appunto 9 vittorie da consecutive, come in questo momento. La CSC poi si fermò a Sant'Antio col buon Nicola Romani, mi ha fatto notare che l'anno precedente, quando lui non c'era, proprio l'anno che era stato assente dalla CSC, era Simone Meneguzzo, l'opposto, nell'anno di Daldelle Meneguzzo, tanto per farvi capire, stagione 2009-2010, la CSC dalla terza giornata inanellò 15 vittorie consecutive, pensate un po', non bastò per andare in Serie A, ci furono poi i playoff, la Fatal Segrate, eccetera, eccetera, e allora insomma è un record più che altro platonico, è chiaro che in caso di abbattimento di quel record, ne parlavo prima fuori onda con Riccardo Raimondi, significherebbe quella parolina che è la prima lettera dell'alfabeto, quindi avete capito. No, anche perché se 15 vittorie in fila non bastano per vincere un campionato, allora vuol dire che veramente è un campionato competitivo. Qualche dubbio che quest'anno lo sia, come era quell'anno di Segrate, però l'abbiamo già detto tante volte questo discorso di un campionato un po' diverso, soprattutto forse per le formazioni in coda che non danno così da fare, e tra poco vedremo anche la classifica di Serie B1 che ce lo dimostrerà. Prima della classifica, abbiamo parlato della grande prestazione di Riccardo Raimondi, 16 punti per lui, top scorer, ne ha fatti 15 Nicola Romani. Adesso andiamoci a rivivere in questo filmatino la sua partita, la partita di Riccardo Raimondi, nostro ospite questa sera.
ma visto che è San Valentino questa sera abbiamo voluto metterci anche il bacio finale, siamo romantici anche noi, però... Alla fidanzata Erika, che salutiamo ovviamente. Però al di là di questo, avete visto anche la carica durante la partita di Riccardo Raimondi, Fabio uno dei leader in campo e fuori, e soprattutto in campo anche quando non attacca, quando non riceve, quando non mura, di questa CSC Correggio. Non si può fare a meno di Raimondi a Correggio, come vivere senza ossigeno, quindi ho detto tutto. Riccardo Raimondi è la vera bandiera della CSC Correggio, definita all'inizio, infatti una delle bandiere, questo è davvero insomma, l'uomo che proverà a trascinare Correggio verso un sonno. Dai, mi fermo qua perché sennò... Sì, ma tanto l'hanno già capito tutti, è dall'inizio della stagione che lo diciamo. Sì, appunto, quindi divento ripetitivo. Non c'è bisogno. Andiamoci a vedere allora questa classifica di Serie B1 maschile per vedere anche un attimo se il sogno è fattibile. Eccola qua. L'unica classifica immacolata dalle nessun invio nelle due giornate di neve, davvero si sono giocate tutte le gare. Un caso più unico che raro, penso che alla fine vi faccia piacere questo, Riccardo, nel senso che i cambi del calendario a stagione in corso spesso creano qualche disagio. Sì, sicuramente creano disagio, soprattutto perché noi abbiamo una squadra dove in diversi lavorano e quindi creano dei problemi recuperi in mezzo alla settimana, perché potrebbe diventare problematico affrontare una trasferta in Sardegna o anche a Biella, per dire, al mercoledì sera. Quindi siamo stati fortunati perché alla fine le condizioni di andare a Mirandola erano ottimali, le strade erano pulite, non abbiamo avuto nessun tipo di problema. E poi anche perché insomma gli arbitri non hanno avuto problemi, che vengono da fuori regione, quindi è andato tutto liscio così come il risultato. Quindi. Ecco, allora riguardiamo questa classifica, perché? Perché Carpi non si ferma, ha battuto Ongina 3-0 e quindi rimane lì a meno 6. Chi invece fa una battuta d'arresto importante, Fabio, sono Bergamo e Olbia, che continuano a perdere punti per strada, ormai diciamolo, sono abbastanza distaccati. Eh sì, Bergamo perde 3-2 a Brescia, scontro diretto, perché guardate Brescia, dopo aver perso 3-0 con la CSC, comunque sta venendo su una squadra di ottima qualità, e Olbia a sorpresa cede 3-1 in casa a Biella, a sorpresa, ma non troppo, perché la Meridiana Fly, lo diciamo ormai da settimane, è abbastanza in crisi, ha perso, se non vado errato, 5 delle ultime 7 gare. È una Brescia che per la lotta playoff, diciamo, si è inserita abbastanza prepotentemente. Sì, è una Brescia che verrà forte in Audi proprio l'ultima partita del campionato, il 5 maggio, speriamo non abbiano bisogno di punti in chiave playoff, e in sostanza, adesso lo diciamo da settimane, adesso lo possiamo dire in maniera pressoché definitiva, questo in Serie A2 ci andrà o Correggio o Carpi. Sì, direi assolutamente di sì, perché anche perché la classifica parla chiaro, più 6 di Correggio su Carpi e più 11 già su Bergamo, che è a quota 31, vedete, Correggio a quota 42. Insomma, recuperare 11 punti diventa pressoché infattibile, e già Carpi ne deve recuperare 6, dici Fabio? Soprattutto perché Bergamo verrà a giocare alle Einaudi a settima di ritorno, e Olbia verrà alle Einaudi la prossima gara. Abbiamo detto, ci sarà la pausa il weekend del 18-19, verrà forte Einaudi sabato 25, tra l'altro alle ore 20, per facilitare l'arrivo e poi la ripartenza in aereo della formazione sarda, alle ore 20 anziché alle 17. Dicevamo di Carpi, che ha vinto in maniera molto netta 3-0 su Ongina, tra l'altro senza capitano di Rutti influenzato. L'ennesimo segnale che davvero i cugini di Carpi, dopo aver perso l'ultima gara praticamente a Forte Einaudi, perché hanno vinto 10 delle ultime 11 partite, perdendo solo lo scontro diretto di Correggio, è una Carpi davvero che adesso viaggia a regime, viaggia, si può dire, a livello di Correggio. Come Correggio ha fatto riposare Bassoli nelle gare contro Brugheri e Mirandola, le ultime due della classifica, insomma, diciamo che Carpi si è potuta anche permettere di far riposare contro Ongina capitan Lirutti, giocatore che, la cui carriera parla da solo, ha giocato in Ravenna e Club Italia in Serie 2 le ultime due stagioni, tanto per citarne alcune. Tornando alla partita contro Olbia, forse voi avete avuto una sfortuna, Riccardo, quella di affrontare Olbia all'inizio, quando era un Olbia molto diverso, e trovarvi anche una partita da 43 punti dell'opposto Francescato, se non mi ricordo male. Adesso è pur sempre una formazione da non sottovalutare, però diciamoci la verità, è un'altra Olbia, un altro momento di forma. Beh, probabilmente un altro momento di forma, questo sicuramente. Noi la gara d'andata l'abbiamo affrontata con un opposto Francescato che abbiamo preso sicuramente una partita ottimale, ha fatto una grandissima prestazione, 43 punti sono tanti in una partita di pallavolo, e sì, era la nostra prima trasferta in Sardegna, era un po' l'inizio del campionato, e era alle 5 di mattina quando siamo partiti, sì, a Gemiglia. Sì, beh, quello è no, vero, però aspetti, sì, sì, comunque le difficoltà ci sono state, è che secondo me abbiamo mancato un po' nell'approccio della gara,
nel senso che abbiamo perso i primi due set, soprattutto il secondo in malo modo, e quindi dopo recuperare è molto difficile. Siamo stati bravi comunque a strappare un punto, anche se lì c'è un piccolo rimpianto sull'ultimo set, il tie break, che eravamo in vantaggio, e probabilmente strappare un punto in più adesso sarebbe una classifica leggermente diversa, anche se sostanzialmente diversa. Anche se siamo con... Sì, il discorso dei punti è molto importante. Da 6 a 7 sono comunque più di due partite di differenza, insomma, possiamo dirle così. Però... Sì, soprattutto perché, appunto, il discorso delle due partite, perché in caso di arrivo a pari punti conterà poi il numero di vittorie. Parlava Ricky di rammarico per il punto perso a Olbia, io dico anche Carpi deve rammaricarsi il punto perso con Bergamo qualche settimana fa. Lo ricordiamo, la situazione con la prima partita di Guerrieri, che tra l'altro sta facendo molto, molto bene il nuovo posto di Carpi. Quindi, insomma, bene o male, tutti i valori stanno venendo fuori, ed è chiaro che questo più 6 è davvero un gran bel vantaggio. Insomma, adesso mancano 10 partite, vediamo cosa succede. Tornando alla partita contro Mirandola, un piccolo passo indietro, a fine partita ci ha parlato della gara e anche un po' del futuro. Il buon San Giorgio, intervistato da... il nostro Fabio Poncini, andiamo a sentire le sue parole, come al solito, simpatico San Giorgio, Riccardo San Giorgio. Un altro 3-0, se non vado errato, l'undicesimo stagionale, 14° capolavoro su 16 gare, anche Mirandola è stata espugnata in poco più di un'ora. Un altro 3-0, sì, ma contro un'altra squadra non da sottovalutare, soprattutto in casa loro, e soprattutto una giornata fredda come oggi, perché ci siamo trovati in una palestra veramente fredda e quindi difficile da affrontare. Poi siamo stati bravi un attimo a accendere, diciamo, lo spirito di squadra, e abbiamo tenuto duro, abbiamo fatto il nostro, è andata bene. Questo freddo che ti ha un po' bloccato con la schiena, infatti hai fatto il massaggio con il massaggiatore William Lugli per la seconda e terza volta nel giro degli ultimi anni, vero? Sì, infatti mi vergogno un po' di dirlo, speravo che tu lo facessi, perché ho sempre tenuto molto bene, così si intempere, così invece si vede che i danni passano per tutti, e quindi è giusto, insomma, coprirsi bene quando si gioca in palestra fredda, è un consiglio a tutti, che do a tutti, perché... poi insomma ho attaccato poco, come al solito, quindi è andata bene. Come al solito vi diciamo noi, Riccardo San Giorgio è stato perfetto, ma fa lo stesso, adesso si va in pausa, però c'è ancora tanto da lavorare, perché il 25 febbraio c'è il grande scontro contro Olbia. Sì, speriamo con questa pausa di riprenderci un po' dei vari acciacchi di cui insomma siamo attaccati da un po' di tempo, e però di non distrarci dall'intensità del campionato, perché quando torniamo abbiamo subito Olbia ed è un scontro diretto, e lo sappiamo che non possiamo fallire, soprattutto in casa nostra. Ecco, consiglio per gli amici, scaldatevi bene quando c'è freddo, vai Riccardo San Giorgio, che si vergognava a dire che è stato massaggiato la schiena, tu invece ormai lo fai tutte le partite, secondo me non ti vergogni più. No, innanzitutto c'è da vergognarsi, perché abbiamo la fortuna di avere un massaggiatore che è molto efficiente, infatti devo anche ringraziarlo, perché insomma sono riuscito a giocare, a scendere in campo anche per merito suo, perché... William Lugli in arte Texas. Sì, esatto. No, soprattutto perché sì, c'è stato questo problema venerdì e lui era già andato via, quindi è tornato in palestra, mi ha aiutato, insomma, ha dato una puntura di Muscoril per rilassarmi un attimo. E poi, insomma. Ed è funzionata, abbiamo visto i risultati sul campo. 25-21, 25-13, 25-17, lo ricordo, il 3-0 con cui la CSC Correggio si è sbarazzata nel derby, se così lo possiamo chiamare, modenese contro Mirandola. Apriamo la parentesi di Edilesse, Fabio, perché, come detto, unica partita rinviata del turno di Serie 2 è quella dell'Edilesse Conad in quel di Sora. Protagonista la neve, ma non solo, insomma. Sì, allora, valutando le condizioni meteorologiche che ci sono state poi nel weekend, realmente era una partita che si sarebbe svolta. Il problema è stato questo, che il sindaco di Sora, Ernesto Tersini, ha scelto nella serata di giovedì di chiudere il Pala Polsinelli, appunto, palazzetto che ospita le gare casalinghe della Globo Sora, per adibirlo per la protezione civile in caso di eventuali ulteriori problemi per la cittadinanza. Scelta giustissima, ovviamente, perché la priorità deve andare al cittadino e non ai eventi sportivi, che vengono sicuramente in secondo piano. Quindi è stata questo tipo di scelta. Venerdì c'era tra l'altro l'assemblea della Lega Volley, ne parleremo poi fra poco, si è valutato se... c'è la possibilità di trovare un altro palazzetto agibile nella provincia di Frosinone, della quale Sora dista davvero pochissimi chilometri. A Frosinone ci sono due palazzetti, entrambi però stesso discorso, problemi sia a livello anche di rischio di crolli strutturali. In uno, anche qua a Reggio lo sappiamo bene, perché la partita da Trenkwalder di basket, Serie 2, Lega 2 di basket, è stata rinviata al palazzetto di Veroli, Frosinone,
proprio per mancata agibilità del palazzetto anche in quel caso lì. Quindi, pertanto, tre palazzetti non disponibili, si sarebbe dovuto andare fuori provincia, si è detto non stiamo a andare avanti ulteriormente, gara rinviata e quasi certamente, 99%, notizia ufficiosa ma quasi ufficiale, si recupererà sabato 3 marzo alle ore 20:30 perché quello sarà il weekend di dal campionato, perché ci sarà appunto la Final Four di Coppa Italia di Serie 2 che tra l'altro, diamo la notizia perché non l'abbiamo ancora detto nelle scorse puntate, si giocherà ad Andria, lo diciamo anche perché sarà protagonista la Sir Safety Perugia del nostro amico Nicola Daldello, vedi che sono riuscito a citarlo anche questa volta, che è tra l'altro... Tanto con i risultati tra 2 minuti l'avresti citato comunque. Esattamente, quindi si giocherà comunque quel sabato, quasi certamente sabato 3 marzo alle ore 20:30 recupero contro Sora. Ecco, una constatazione Fabio, forse meglio rinviare una partita, anche se a costo di essere l'unica, piuttosto che fare, come è successo ad esempio a Ravenna, dove una partita bisogna interromperla perché si scioglie la neve e inizia a piovere dentro il palazzetto dello sport. Ravenna-Cuneo, campionato di Serie 1, sin dal primo set, esatto, con infiltrazioni all'interno del palasport, ma soprattutto sul terreno di gioco. Pertanto tantissime interruzioni per ripulire il campo, tra l'altro primi due set lunghissimi, Ravenna vince il primo 33-31, Cuneo vince il secondo 26-24, poi sull'8-7 in favore di Ravenna e il terzo set si è detto basta perché quella gara sarebbe potuta durare anche forse anche 4-5 ore. E quindi riprendono dall'8-7 del terzo set? Allora, è un caso più unico che raro, anzi un caso unico, credo non sia stata ancora presa una decisione ufficiale in merito, si dovrebbe ricominciare sin dal principio, non come il calcio che negli ultimi anni per esempio c'è la nuova regola come era Catania stata. Roma, l'ultimo esempio di poche l'ultimo esempio si riparte da dove si era terminato in quel caso. Riccardo De Moni, ti è mai capitato di giocare in condizioni proibitive? No, beh, in condizioni proibitive di questo livello no, però è successo penso 2 anni fa quando siamo andati, o 3 anni fa quando siamo andati a Olbia, che naturalmente le palestre in Sardegna non hanno riscaldamento, o quasi tutte non ce l'hanno. Già quest'anno quando siamo andati a Iglesias c'era piuttosto freddo, ma quando siamo andati a Olbia la squadra di casa faceva riscaldamento con i guanti e 2 tute. Ed è un problema che secondo me può anche aver inficiato nella classifica di Olbia, perché ho guardato l'ultimo video, l'opposto, mi sembra altri 2 giocatori giocavano con la calzamaglia e la manica lunga. Quindi fare una partita è un conto, poi ti può andare bene o male. Farci 3 partite casalinghe può andare a inficiare il tuo campionato. Abbiamo visto un po' di tutto in questo weekend, anche la squadra di Parma di Serie 2 femminile, Palaraschi, ha giocato tutta con la calzamaglia, altro sintomo che evidentemente c'era molto freddo. Ah, mi raccontava con Gianfranca Stoffi che Olbia Biela di domenica è stata a rischio rinvio proprio per questo motivo, c'erano 5 gradi dentro la palestra, si è poi giocato e Olbia appunto ha perso 3-1, quindi sicuramente ha pagato anche questo fattore. Sabato 3 marzo alle 20:30 Sora e Dilesse Conad, non è ancora ufficiale al 100%, ma insomma diciamo che al 99,9 periodico lo è. Andiamoci a vedere i risultati della classifica di Serie A2, eccola qua, Sora e Dilesse è l'unica rinviata, mentre ci sono state delle altre partite. Città di Castello Corigliano 3-2, non è un bel momento né Città di Castello né Corigliano, alla fine la spunta con l'esperienza di Rosalbe, Giombini eccetera, la formazione di Città di Castello, sesta sconfitta in pila per Corigliano che è sempre più vicina alla zona play out. Isernia in un match importante per la sua salvezza e per la posizione play out va a battere 3-0 Cantù, che quindi incappa nell'ennesima sconfitta, 13 punti di Cardona. Castellana Grotte e Molfetta sono i prossimi avversari delle Dilesse Conad. Molfetta vince 3-0 in casa contro Castellana Grotte. Era una partita un po' particolare, nel senso che era un derby, partita sentita, forse Castellana Grotte l'ha pagato un po' questo derby, ancor più di quelle che sono i veri valori in campo. Sì, è gara tiratissima perché 27-25, 25-23, 25-23, però Molfetta l'ha davvero dominato questo derby davanti ai 1500 spettatori del Palapoli, pensate un po'. Davvero una bella realtà, Molfetta davvero, sempre davvero bravissimi, più davvero bravissimi. Facciamo tanti complimenti a Molfetta perché sono terzi in classifica e hanno battuto 3-0 Castellana Grotte, che doveva essere forse ancora la super favorita alla promozione. Infatti una Perugia, e andiamo sotto, che forse avrà qualcosa da rimpiangersi per questo punticino perso, se così possiamo dire, in casa contro Santa Croce, nel senso che ha vinto solo 3-2, perché così vola sola più 3 su Castellana. E questo sabato alle ore, questa domenica scusa, alle ore 16 su Sport Italia c'è proprio Castellana-Perugia, big match che decide di fatto
anche se manca ancora qualche giornata, deciderà probabilmente, darà una grossa scossone, soprattutto in caso di vittoria di Perugia, al campionato di Serie 2. Concludo velocemente, Genova a Tripalda 3-0, a Tripalda non aveva Nemeth e ne ha pagato le conseguenze interrompendo un buon momento. Segrate sempre più in crisi nonostante siano tornati tutti, sia Fabbroni che Baranek, perde 3-1 contro Loreto. Il Club Italia, anche lui, nonostante una partita molto lottata, più di due ore di gara, perderà 1 contro Milano. Allora, domenica non avete niente da fare perché la pallavolo non c'è, il calcio non conta, almeno per noi di Studio Volley. Pertanto alle ore 16 tutti su Sport Italia o Sport Italia 2, guardate un po' tanto il canale successivo, perché c'è appunto Castagnagrotte Perugia, è lo scontro diretto che può decidere un intero campionato, ovviamente lo diciamo per il nostro amico Nicola Daldello, amico anche il mio uomo al mio fianco, Riccardo Raimondi, che ha giocato con lui appunto due stagioni fa. E l'anno quindi, delle 15 vittorie. L'anno delle 15 vittorie consecutive, e quindi davvero grandioso Nicola Daldello, se lo merita tanto, e speriamo che però, davvero Perugia al di là del tuo amore per Nicola Daldello, io mi permetto di dire invece di domenica alle 16, sabato sera alle ore 20:30, perché l'unica vera partita del weekend di pallavolo è quella delle Dile Second, che ospita Molfetta. Si gioca di sabato perché c'è la concomitanza col basket, con la Trenkwalder che giocherà domenica alle 18 al Palabigi. E allora, Dile Second contro Molfetta, ore 20:30, sabato sera. Diciamo che è una partita importantissima perché arriva una squadra forte, ma il bisogno di punti di queste Dile Second, lo sappiamo tutti, è incredibile, e lo possiamo vedere anche dalla classifica che magari il nostro Matteo Palese in regia ci può mandare. Invece ci vuole un Palabigi, insomma, non dico i 1500 del Palapoli di Molfetta, però magari, insomma, Fabio, sì, possiamo andare vicini. Assolutamente, la Molfetta degli ex Ucicov e Botti, bravissimi anche nel derby contro Castagnagrotte, la Molfetta dei Miracoli, guardate la classifica, da neopromossa, terza in solitaria. Andando ad analizzare i risultati delle avversarie, insomma, è di Lesse Conrad a sorriso anche dal divano di casa, perché sono arrivate tre sconfitte per Club Italia, Atripalda e Cantù. Dall'altro lato, rovescio della medaglia, c'era Cantù Isernia, pertanto la vittoria di Isernia ha riportato a più 12 il vantaggio della quintultima. Con una partita in più però. Sulla penultima, con una partita in più. Quindi, solito discorso, in questo momento è di Lesse Conrad, sarebbe in Serie B1, ma ovviamente deve recuperare la gara con Sora ed ancora lì con Atripalda. Attenzione, Atripalda, lo dicevi, senza Nemeth, insomma, in caso, lo ricordiamo, di sorpasso sulla Sidiga sarebbero play-out certi. Mentre a meno di grandi scossoni, questa Cantù, meno 5 con una partita in più, è quasi sempre più condannata all'ultimo posto. E attenzione, prossimo turno a Tripalda Cantù, pensate un po'. Quindi se Cantù vuole provare a dare l'ultima scossa a questo campionato, deve provare a farlo in quel di a Tripalda. Vedremo, forse un tiebreak sarebbe il risultato ideale, anzi una vittoria di Cantù, diciamoci la verità. Assolutamente, sì. E allora noi ci fermiamo un secondo per la pubblicità, poi torniamo con una seconda parte con tante sorprese con Riccardo Raimondi. Pubblicità. La sicurezza e la tranquillità in casa vostra, garantita da noi. Centro Blindature Montecavolo di Cilloni Cavalier Narciso. Per i possessori di porte blindate a doppia mappa, applichiamo un nuovo sistema di potenziamento per avere la massima sicurezza, mantenendo la stessa porta. La garanzia in più è data dal servizio attento al cliente, seguito direttamente dal titolare, dall'inizio alla consegna. Centro Blindature Montecavolo, la garanzia in più. Serviti con amore. Supermercati Conad Le Querce, Le Vele. Kendo Motors ha scelto Nissan. Nissan ha scelto Kendo Motors, unica concessionaria ufficiale per Reggio e provincia. Anche per veicoli commerciali e truck come NV200, Primastar, Capstar, Athleon e tanti altri. Il personale specializzato di Kendo Motors, concessionaria Nissan, vi aspetta per la visione. Tu, cosa scegli?
mentre chiudi la finestra, ti accorgi che precisione, estetica e risparmio coincidono alla perfezione. Certo, è una finestra ADG e di serramenti. Serramenti in PVC per interni ed esterni, ideali per il nuovo, indispensabili nelle ristrutturazioni. Oggi anche la linea ecologica Green Line, i serramenti che rispettano l'ambiente. GED Serramenti, Novellara, Reggio Emilia. Quando l'architettura è in sintonia con la natura. Cavalca Servizio Autogru. Qualità, sicurezza ed esperienza nel mondo del sollevamento. Noleggio Autogru da 12 a 200 tonnellate. Piattaforme aeree da 16 a 60 metri. Autogru semoventi da 14 a 45 tonnellate. Inoltre camion gru, carrelli elevatori, generatori e scorta tecnica. Cavalca Vincenzo e Franco. Da oltre 50 anni. Con voi per sollevarvi dai problemi. Seconda parte di Studio Volley, bentornati. Allora, prima di farvi vedere qualche immagine del passato di Riccardo Raimondi, vi ricordo www.studiovolley.com per rivederti tutte le, per rivedervi tutte le puntate scorse di Studio Volley, per vedere gli highlight delle, della CSC Correggio di Riccardo Raimondi, ma anche delle diverse Conad del campionato di Serie 2, della Croveglia del campionato di Serie B1 femminile. Info @studiovolley.com per le vostre mail. Sul sito www.studiovolley.com anche una sezione di news interessanti per rimanere sempre collegati e in costante aggiornamento con le notizie della pallavolo. Infine la pagina Facebook, dove cliccare mi piace e seguirci anche lì sui social network. Allora adesso chiedo a Matteo Palesi di regia se ci può mandare qualche immagine che è datata, diciamoci la verità, perché è di quanti anni fa, Riccardo? 8 anni fa. 8 anni fa, queste sì. Sono immagini della Modena di Riccardo Raimondi giovanili, e c'è qualche giocatore, soprattutto quello col numero 4 e quello col numero 12, che uno per motivi nazionali, l'altro per motivi, diciamo, di CSC Correggio, dovreste conoscerli. Chi sono? Vabbè, il numero 12 è Sansa, infatti si Riccardo vede anche dalla, appena sì, ascoltato, esatto, nell'intervista. Dalla fisionomia. E l'altro Dragan, il numero 4, quello che è davanti in prima linea. Ecco, Dragan Travizza, che è un tuo grande amico, senza ombra di dubbio. Poi tra l'altro ci sei anche tu. Con il sì, numero 1, perché uno. Si è scordati di dirlo. Sì. E queste sono immagini che riguardano? Questa è la semifinale del campionato Under 20. Sì, mi si riconosce perché ero già nervoso già 8 anni fa. Quindi. Ne prendeva di sì. Cartellini gialli. Negli ultimi anni ti sei disciplinato. Sì, molto di più, sì. Ecco, col numero 4 Dragan Travizza, palleggiatore della nazionale italiana adesso, insomma, speravi che... Se credevi che diventasse così forte Travizza a vederlo in quelle immagini? Beh, lui si vedeva già che era di un livello anche due superiore agli altri, cioè sia come tecnica, anche come fisico. Era l'unico della nostra squadra, penso che fosse sopra i 2 metri, a differenza di quelli di Treviso, che lo erano quasi tutti. E poi, anche se posso permettermi, anche a livello di mentalità, si vedeva che aveva già intrapreso un percorso a livello professionistico. Noi eravamo ancora dei bimbi, diciamo. Ecco, io non so se ci dicono dalla regia che c'è qualcuno che magari, non so, ha ascoltato queste parole. Vediamo se ci sente, perché ci dico, c'è qualcuno che vuole commentare quello che hai appena detto. Pronto? Buongiorno. No. Ciao Ricus, sono il numero 4, quello che da 2 giorni non ti risponde al telefono. Ecco, infatti adesso mi spiego tante cose. Per cercare di dare verità a questa sorpresa. Ah, ecco, bene, adesso ho chiuso il cerchio. E allora, tutto a posto. Che sorpresa, sì, per così dire, sorpresa Studio Volley. Abbiamo Dragan Travizza al telefono con noi. Buonasera Dragan, grazie di essere intervenuto. È un piacere, ciao a tutti, grazie a voi. E allora, è veramente un piacere. Ti ringraziamo, è un piacere per noi ovviamente. Abbiamo detto, una grande amicizia, quella tra Riccardo Raimondi e Dragan Travizza. Allora, chiediamo proprio al nostro Dragan di spiegarci dove è nata questa amicizia, che risale a quegli anni lì di Modena. Beh, sì, risale a quegli anni lì, è un'amicizia unica, perché per quanto mi riguarda, e secondo me anche per quanto ti riguarda, siamo reciprocamente migliori amici, e anche se la distanza purtroppo non c'è amica, siamo comunque rimasti molto uniti nel tempo. È nata in macchina, è nata da una telefonata che lui ha fatto a me mentre io mi stavo allenando, perché sarei stato il suo nuovo palleggiatore, il suo nuovo compagno di squadra, e gentilmente mi invitò fuori con i suoi amici a conoscere un po' la città, a farmi sentire meno solo, e così mi è passato a prendere in macchina, una Punto bianca, brutta e scomoda, e beh, brutta. Da lì è iniziata la nostra amicizia.
Beh, brutta ci sarà poi la tua macchina da adesso, quella lì. Era un colore brutto. Era no, un discreto ferro. Non metterei mai. E allora, Raimondi che fa da chioccia a Dragan Dravit nei suoi primi anni di pallavolo, poi tu Dragan l'hai lasciato un po' lì e ti hai preso un'altra strada, nel senso che adesso tu sei il palleggiatore nazionale, lui è una bandiera di Correggio, Correggio che tu ogni tanto, quando poi un occhio lo dai, vero, ai risultati di Raimondi. Lui, io ho preso un'altra strada, ma lui è prima in classifica e nell'ultima partita è stato il miglior giocatore, quindi credo che anche la sua strada sia di grandissimo rispetto e ti invito di continuare così quest'anno perché ne vale la pena. Ecco, intanto assolutamente promosso Travis, che abbiamo visto che ha studiato sui risultati di Correggio e noi qua intanto lo stiamo vedendo nelle immagini proprio con la maglia della nazionale. Tra l'altro Dragan mi raccontava, forse proprio Raimondi qualche tempo fa, che tu addirittura qualche anno fa sei andato a allenarti con Correggio, vero? Sì, lasciamo perdere, è una parentesi triste della mia breve vita da opposto, perché mi hanno messo a fare l'opposto, io ero disposto a fare di tutto e mi ricordo che ero veramente scarso, però mi sono divertito molto perché comunque è un ambiente molto familiare, conoscevo anche altri ragazzi e è stato divertente, sì, molto, a parte le prestazioni pallavolistiche è stato divertente. Ecco, come vediamo dalle immagini che scorrono adesso, che tu non puoi vedere. Qualche mani fuori a Ricky l'ho fatto, dillo pure. Ma sinceramente non mi ricordo, però può anche darsi, insomma. Sei sempre la mente appannata. Ma mi ricordo che abbiamo giocato anche a calcetto e come al solito, insomma, come al solito le tue prestazioni sono... Ho fatto gli assist e hai fatto gol per merito mio, come ti facevo tanti anni fa. Oh, tanti anni fa, adesso non è che sono Matusalemme, cioè 28 anni, tanti anni fa. Vabbè, comunque sì, è vero, è vero. Ciao Dragan, Fabio Poncemi, l'uomo che ti ha tampinato in questi giorni, ma non ce n'è stato bisogno perché sei stato davvero carinissimo, gentilissimo ad accogliere il nostro invito. Ciao, buonasera. Ciao Fabio, figurati, è stato un piacere sentirti ed è stato un piacere organizzare questa sorpresa, quindi... No, ti ringraziamo noi davvero tanto che tu mi abbia chiamato. Ti ringraziamo noi davvero tanto. No, parliamo un attimo anche del momento che stai vivendo con la tua Lube Banca Marche Macerata. Lo ricordiamo, quest'anno Dragan Travis gioca in una delle migliori formazioni del campionato italiano. Avete fatto una grandissima impresa mercoledì scorso a Cuneo, passando il turno agli ottavi di finale di Champions League e poi è arrivata una sconfitta in campionato domenica contro Vivo Valencia, ma soprattutto sabato c'è la semifinale di Coppa Italia, perché ricordiamo c'è la Final Four di Coppa Italia di Serie A1 in quel di Roma, proprio contro Modena, semifinale contro la tua Modena. Cosa ci dici di questa partita? Beh, intanto si sta avvicinando il primo momento decisivo di questa stagione, si giocheranno spero due finali, quindi quando si parla di finale la posta in palio si alza notevolmente, l'adrenalina pure, quindi diciamo che è un momento decisivo, è il primo momento decisivo di questa stagione. Per quanto riguarda il resto, credo che abbiamo fatto un avvio meraviglioso, secondo me anche sopra qualche aspettativa. Adesso stiamo vivendo un mesetto un po' altalenante, fatto di qualche sconfitta di troppo, però con in mezzo due vittorie importanti, una con Roma che ci ha fatto qualificare per queste Final Four e una contro l'epica, direi storica, se Golden Set con Cuneo, dove si è riuscito a strappare una qualificazione quasi compromessa. Quindi credo che il bilancio sia anche se ultimamente un po' a tratti non eccellente, credo che sia un bilancio positivo. Poi dopo questa Coppa Italia secondo me riusciremo a capire meglio quanto possiamo andare in là. Ecco, quando abbiamo parlato di Modena contro Macerata, Riccardo Raimondi ha fatto una faccia strana, come mai? Perché io sinceramente rimpiango molto il fatto che lui sia andato a giocare lontano, perché sicuramente giocare a Modena, insomma, di Modena sarebbe stato più semplice vederci, però capisco che insomma la sua vita deve essere questa, che sicuramente lo porterà a tutte le soddisfazioni che merita, anche perché ricordiamolo che da quelle immagini che abbiamo visto lui è partito anche prima a fare un certo percorso che gli è costato tanti sacrifici, allontanarsi dai suoi affetti e dalla sua famiglia, che non è una cosa da tutti, e poi sì, a tutti i sacrifici che ha fatto lui e soltanto lui, insomma, l'hanno portato ad essere quello che è,
che è adesso, insomma. E non sta a me a dirlo, voglio dire, io sono... Non sta a te dirlo, però Dragan, avrei sicuramente un procuratore, però secondo me Riccardo Raimondi come ruolo andrebbe molto bene. Lui mi capisce al volo, non sarebbe proprio male. Oddio, a livello di soldi non saprei gestirlo, perché probabilmente non saprei neanche immaginarlo, però insomma a livello di persona, ripeto, non sono qua io a difenderlo, nel senso che per come si comporta e per quello che già come tutti lo conoscono, insomma non ha problemi. Ecco, anche dalla disponibilità che ha avuto a collegarsi con noi, sicuramente si vince anche questo. Volevo chiederti l'ultima cosa, Dragan, poi ti lasciamo andare. Ti abbiamo visto noi qua in studio con tante immagini con la maglia della nazionale, con la quale hai già fatto, se non vado errato a memoria, i mondiali del 2010, gli europei e la World Cup dell'anno appena passato. Adesso c'è un sogno che si chiama Olimpiade, vero? Sì, un sogno lo è tuttora, perché ancora purtroppo non siamo riusciti a qualificarci. Abbiamo avuto una ghiotta occasione nella World Cup, credo che comunque, anche se non sia arrivato direttamente, sia arrivata una grande crescita di una squadra che è nata da poco. Quindi abbiamo tantissima fiducia, è cambiata tanto questa nazionale dal Mondiale a Roma del 2010, credo che c'è sempre stata fin dall'inizio un'atmosfera costruttiva, e credo che in tutte le uscite che abbiamo fatto siamo cresciuti tanto, ed è per questo che c'è molta fiducia, c'è tantissimo entusiasmo, che credo che sia il valore che più ci accomuna in questa nazionale, e secondo me anche tanta gente si è un po' più avvicinata rispetto a qualche anno fa, dove forse c'erano risultati un po' negativi e c'era un'atmosfera un po' più tesa, ecco. Però bando alle ciance, dobbiamo cercare assolutamente di qualificarci quest'estate, perché l'Olimpiade è sicuramente l'obiettivo di un atleta, e farlo secondo me con un gruppo del genere potrebbe essere, per quanto mi riguarda, un valore aggiunto. Quindi certo che ci si tiene sempre tanto a qualificarsi per l'Olimpiade, però ci tengo ulteriormente a farlo con questo gruppo, quindi sicuramente daremo il massimo per farlo, ecco. Ecco, se posso dire anche la mia opinione, per quel poco che conta, verissimo quello che ha detto Travizza, quello che si percepisce dall'esterno è che c'è stato un riavvicinamento alla maglia della nazionale, come, insomma, genera come amore della gente, dei tifosi verso questa nazionale. Sarà che adesso forse, oltre ai risultati che stanno arrivando, si percepisce un pochettino di più questo gruppo bello, come diceva proprio Dragan Travizza. Grazie mille, Dragan, ti saluta anche il tuo amichetto Riccardo Raimondi, a cui Righi, potrai... Da domani ti prometto che mi rispondi, va bene, ok. Esatto, grazie. Grazie mille per la partecipazione, buona serata a Dragan Travizza. Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao. Allora, torniamo in studio. Ti è piaciuta questa sorpresa? Sì, è piaciuta. Se devo essere sincero, uscendo di casa, la mia morosa un po' si è tradita, però non ero arrivato fino a questo punto. Perché io con l'Erica... È stata la tua collaboratrice. Esatto, è stata la mia collaboratrice in questa bella sorpresina. Davvero, lo sottolineo ancora, gentilissimo, davvero splendido come ragazzo, Dragan Travis. Non lo conoscevo personalmente, non ho ancora conosciuto di persona, ma mi è bastato questo contatto per capire quanto questo davvero sia un ragazzo squisito. È un grandissimo giocatore, perché per i pochissimi che non lo sapessero, questo giocatore non è solo in nazionale, ma è il palleggiatore e il leader della formazione di Mauro Berruto, argento europeo, quarto posto della Coppa del Mondo, eccetera, eccetera. Allora, intendiamo a Raimondi qualche minuto di tempo per riprendersi dalla sorpresa. Noi parliamo un po' anche della femminile, della Crovegli, perché, come detto, gara rinviata. Guardiamo la classifica, se ce la mandano dalla regia, perché è una classifica, Fabio, che è davvero una classifica che è diventata un caos incredibile, perché vedete gli asterischi, due partite in meno, un asterisco, una partita in meno, quelle che hanno giocato tutte le gare sono davvero in poche. La Crovegli, per fortuna o per sfortuna, ha due asterischi, nel senso, terzo posto comunque consolidato, nonostante una gara in meno giocata rispetto all'Amat Padova, che aveva saltato il quindicesimo turno e invece scese in campo nell'ultima giornata vincendo 3-2 a Cerea. Ha quindi lasciato un punto, ha sì raggiunto la Crovegli, ma ci sarà, dovrà esserci appunto lo scontro diretto, che sarà il primo dei recuperi della Crovegli. Ecco, spiegaci però come mai non si è giocato contro San Donà sabato scorso, perché fino a domenica scorsa doveva giocare, fino a domenica
a pranzo si giocava, poi c'è stato il rinvio. Sì, appunto, sabato c'è stata una nevicata neppure troppo intensa, si sono sentite le due società, erano d'accordo di giocare, domenica mattina esce un altro po' di neve, neppure troppa, San Donà comunque non se l'è sentita di partire, sono sentita attorno alle ore 11, si giocava ricordiamo alle 18, è arrivata questa telefonata, la richiesta alla federazione di poter non scendere in campo a Cadelbosco, giustamente in questo caso la federazione ha concesso il rinvio, perché in questi casi, soprattutto considerando le condizioni meteorologiche delle ultime settimane, era giusto far così. È chiaro che è arrivata poche ore dalla partita questo tipo di richiesta. Sì, un eccesso dopo che, di prudenza. Sì, diciamo così. In questo caso davvero si poteva giocare rispetto alla settimana precedente in quel di Padova, la situazione era diversa. La Crovelli, tra l'altro, era in casa, avrebbe giocato e come, perché adesso recuperare due gare, insomma, non è semplice. Ne parlava prima Riccardo, si parla di due gare come turno infrasettimanale, quindi cambiano tante cose. Ecco, lo vedremo dopo il calendario pazzo che attende la Crovelli in queste settimane. Prima però abbiamo intervistato proprio questa mattina, come vi dicevo all'inizio puntata, Davide Baraldi, l'allenatore della Crovelli Cadelbosco. Gli abbiamo chiesto un po' come ha vissuto queste settimane la squadra. Sentiamo cosa ci ha risposto in questa intervista, dove fa un po' tutto il punto della situazione con questi recuperi da fare, il calendario che aspetterà la Crovelli. Coach Davide Baraldi, che fatto calendario per la Crovelli dopo i due rinvii consecutivi, l'unica squadra di vertice ad aver avuto appunto due partite rinviate consecutivamente, non sarà facile gestire anche questo tipo di situazione? Ma sì, è chiaro che purtroppo insomma con questa perturbazione, con questa neve ci ha impedito insomma di giocare due partite, e ci aspetta un calendario abbastanza intenso, perché la sua parte questa settimana che c'è la sosta, poi abbiamo due settimane dove abbiamo il turno infrasettimanale, quindi giocheremo mercoledì domenica mercoledì domenica e giovedì domenica, visto che con San Donà recupereremo il 1° marzo. E è chiaro che complica un po' quello che è il lavoro, perché naturalmente sarà una settimana dove non è che potrai fare tanti in allenamento e giocheremo, però è chiaro che purtroppo non è di più da noi, e approfittiamo di questa settimana per lavorare intensamente e per poi prepararci a questo impegno sicuramente importante per noi, per mantenere comunque una posizione di classifica ideale. 25 giorni di stop e poi appunto 4 gare in 10 giorni, le prime due forse le più difficili a Padova e a Udine, e poi in casa San Donà, Orago, due delle ultime tre squadre, presentaci un po' queste gare. Sì, e beh, sicuramente sarà una partita tosta quella con Padova, visto che comunque loro adesso ci hanno raggiunto a pari punti, vero che appunto hanno una partita in più, e quindi diciamo che questo è sicuramente il primo ostacolo più difficile. Poi a Udine, che comunque è sempre una squadra soprattutto in casa gioca bene, e comunque con atlete interessanti, e soprattutto una trasferta molto lunga. San Donà, che però non dobbiamo sottovalutare, perché è una squadra di ragazzine giovani che naturalmente rispetto al girone d'andata sono migliorate tantissimo, hanno un ottimo allenatore. Tra l'altro l'andata fece soffrire moltissimo la Crovelli, anche se era una Crovelli ben diversa rispetto a quella attuale. Sì, era una Crovelli rimaneggiata, però ci avevano fatto soffrire già dall'andata, ma ad esempio anche nel giorno di ritorno contro l'Amat ha vinto 3-1, insomma un po' a fatica, e quindi è una squadra da non sottovalutare. Vale il discorso per Orago, è chiaro che naturalmente credo che anche la classifica lo dimostri, sia naturalmente un gradino sotto a San Donà, e quindi comunque è una partita che non dobbiamo sicuramente sottovalutare, ma che diciamo delle tre è quella sulla carta meno impegnativa. Pensando a Padova, il prossimo avversario, la vera avversaria probabilmente per il terzo posto, come si sta preparando la Crovelli? Siamo qui in sala pesi, come si sta lavorando anche da questo punto di vista, soprattutto per l'anomalia dei 25 giorni di stop? Ma sì, diciamo che approfittiamo di questa settimana per cercare di caricare un po' di più dal punto di vista fisico insieme al preparatore Davide Serafini, e poi per quello che riguarda l'allenamento con la palla, insomma continueremo cercando di lavorare per migliorare quelle che possono essere un po' alcuni nostri difetti, diciamo legati un po' alla correlazione muro-difesa, e soprattutto cercare di comunque migliorarci sempre di più dal punto di vista tecnico per cercare di raggiungere un certo
alto livello di gioco che ci possa poi, ripeto, permettere di affrontare tutte le partite insomma con una certa sicurezza, una certa tranquillità. Poi è chiaro che di fronte abbiamo sempre un avversario che naturalmente anche lui si allena per vincere, quindi però insomma ripeto, la settimana scorsa tra l'altro ci siamo anche nati abbastanza bene, quindi peccato che non abbiamo potuto giocare domenica, però insomma credo che poi le ragazze avranno sicuramente tanta voglia di ritornare, no, a giocare partite che contano, e quindi diciamo dopo questa sosta chiaramente ci tufferemo in questa full immersion di partite, ma credo con grande voglia di fare bene, insomma da parte di tutti c'è una gran voglia di fare bene. Ecco, full immersion di partite l'ha chiamata Davide Baraldi, e Fabio, una definizione migliore non poteva esserci, perché, e la grafica ci può arrivare anche in aiuto, nel giro di la grafica successiva a quella della classifica, ecco come vedete nel giro di praticamente 11 giorni, 5 partite. 5 partite, 2 sono i recuperi a partire dalla sfida di mercoledì 22 febbraio sul campo dell'Amat Padova, ed è quella più importante praticamente perché è lo scontro diretto contro la formazione che in questo momento è al terzo posto a quota 30 punti assieme alla Crovegni. Si andrà poi a Udine 3 giorni dopo, attenzione, anche quella è una trasferta davvero complicata perché Udine sta risalendo moltissimo, poi 2 gare sulla carta un po' più semplici, il recupero con Sandonà già fissato per la sera ore 20 a Cadel Bosco di giovedì 1 marzo e poi la gara contro il Fanalino di Coa del Cambiato, un solo punto ottenuto sinora, ovvero Rago, che arriverà a Cadel Bosco domenica 4 marzo. Poi la terza gara consecutiva in casa, pensate un po', 3 gare consecutive a Cadel Bosco, si chiude il cerchio domenica 11 marzo con la grande sfida contro la capolista Flero. Ecco che è scontato dire che in queste 5 partite la Crovegni si gioca praticamente l'intero campionato. Ecco, quella con Flero l'abbiamo rimessa perché è quella che riporta al normale calendario della domenica e del sabato. Davvero strano questo calendario, 2 trasferte tra l'altro anche sulla stessa strada, così possiamo dire, un in Veneto e un in Friuli, e purtroppo tutte roba due... da rimanere a Padova per 2 giorni e poi andare direttamente a Udine e poi 3 partite in casa consecutivamente, il tutto le prime 5 gare insomma nel giro di pochissimi giorni, soprattutto vedevo... arrivano dopo 25 giorni di stop e questa è l'anomalia. Vedevo Riccardo Raimondi davvero stupito, sono tante. Sono tante quelle partite lì, decisamente. Poi vedendo anche il filmato, hanno una sala pesi all'altezza e sicuramente saranno preparate molto bene, però 5 partite così ravvicinate è davvero un'impresa, dovranno essere davvero molto bravi. Bisognerà mantenere la concentrazione e soprattutto bisognerà anche magari... in questo caso Fabio, quando possibile, forse usare anche un pochettino il turnover, soprattutto nelle ultime 2 gare, quelle contro Sandonà e quelle contro Rago, 2 partite dove forse qualche giocatrice che non ha avuto tanto spazio potrebbe vedere un po' di più il campo. Sì, è chiaro che con tutti gli infortuni che ben conosciamo la rosa è un po' ridotta, anche se ci sono 11 giocatrici comunque a pieno regime. Sì, credo che nella 3 giorni Sandonà o Rago, Coach Baraldi potrà giocarsi carte come quelle di Ilaria Righelli, Cristina Montico, eccetera eccetera, perché comunque Valentina Cavecchi, Martina Viani, che è secondo palleggiatore, insomma viene tutta la panchina, perché insomma la Crovegni comunque la panchina adesso è importante, una squadra che sta molto bene e aveva davvero tanta voglia di tornare in campo per riscattare, anche se è stata comunque una sconfitta con punti, l'ultimo KO è arrivato nel big match contro Vicenza lo scorso 29 gennaio, ormai dopo ben 7 successi consecutivi, quindi davvero la Crovegni non vede l'ora di tornare in campo, purtroppo dovremo attendere ancora 8 giorni. Vedremo, speriamo davvero non devo pagare scotto di questo calendario a Crovegni, perché sarebbe davvero una sfortuna, soprattutto visto che aveva trovato un po' il suo amalgama e la chiusura del cerchio. Chi invece ha giocato e non ha riposato è la Serie B2, allora l'unica delle serie minori di fatto che è scesa in campo, sono arrivati 3 successi, li vediamo con la grafica, parliamo di Scandiano che è andato a vincere in quel di Pisa, vittoria 3-1 importante, anche se Pisa di fatto era una delle formazioni più in basso della classifica. Ancora sì. Più sorprendente forse la doppia vittoria del femminile, il Gramsci che va a battere Vignoli in trasferta in un campo difficile, e Volley Reggio che si riscatta e batte Carpi in casa 3-1. Volley Reggio, seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche, aveva perso nel mezzo a Sassuolo contro gli Anderlini. Per quanto riguarda Scandiano, in piena emergenza, bravissimi comunque ragazzi di Alberto
Panciroli andare a vincere sì sul campo dell'ultima della classe, ma è una serata complicata sotto ogni punto di vista. Potete immaginare la trasferta in terra toscana. Scandiano che arriva a meno 3 dalla zona playoff, attenzione, sempre più in risalita, così come il Gramsci che ormai ha la salvezza praticamente in tasca ed è a meno 5 anch'essa dai playoff. Quindi anche per il Gramsci davvero una bella risalita dopo il cambio di allenatore e le vicissitudini delle ultime settimane. Ecco, invece, parlando della Serie C, Fabio, i recuperi pian piano si stanno già delineando, anche se si crea davvero un po' di confusione, nel senso che ci saranno partite più o meno in questa settimana, iniziano tutti i giorni, si gioca praticamente. Sì, esattamente, vi leggiamo a livello cartaceo, perché a livello grafico sarebbe stato complicatissimo, perché tra 15esimo, 16esimo turno, gare spostate avanti di mesi, eccetera, è la situazione davvero molto complicata. L'unica cosa, in questo caso il turno di pausa cade in un momento propizio, perché si può sfruttarlo per recuperare qualche partita. Esattamente, quindi da questa sera praticamente sino alla prossima settimana e anche oltre si gioca quasi ogni giorno, quindi per tutti gli appassionati ci sono davvero tante possibilità. Andando per categoria, Serie C maschile, domani sera Alga Parma contro Cat Service Cavriaro, quindi ragazzi Lorenzo Cavallini impegnati in quel di Parma. Per quanto riguarda invece giovedì, addirittura tre gare con i Vigili del Fuoco del nostro Davide Draghi impegnati sul campo del Torrazzo, Campagnola Ongina, quindi scontro comunque importante per una delle capoliste del girone A della Serie C, mentre per quanto riguarda il girone B, l'Acqua San Martino è impegnata in casa contro Imola. Per quanto riguarda sempre i Vigili del Fuoco, è già stato stabilito anche il recupero dell'ultimo turno rinviato, si giocherà mercoledì 4 aprile, quindi ne riparleremo poi, in casa contro il Thunders. Per quanto riguarda invece la Serie C femminile, 15esimo turno, ovvero due partite fa, questa sera si gioca Zola contro Cormo San Martino, Genoa Reni Trasporti impegnati in casa contro Parma, giovedì sera Fidenza Alistar Guastale e la capolista Grissimbon Tecnocopie Gio Volley in casa contro Pregognaga. Sabato sera, quindi unica concomitanza, se vogliamo chiamarla così, con le dilesse con l'impegno dell'Arbor sul campo del Gossolengo, formazione piacentina. Mercoledì 29, ne riparleremo poi la prossima settimana, Corte dei Gonzaga impegnata a Mirandola, giovedì 1 marzo Bassa Reggiana Volley contro Noceto. Chiudiamo il quadro con i recuperi già stabiliti invece per l'ultimo turno, il 16esimo, domani sera Bassa Reggiana Volley, quindi gioca già la sua seconda partita di recupero contro sul campo di Piacenza, e mercoledì 4 aprile invece la Cormo San Martino ospita non altro. Adesso posso riprendere fiato anch'io e abbiamo finito. E invece no, non puoi riprendere fiato, perché ci devi dire, Gennaria Ferretti, che le due reggiane che giocano in Serie 1 femminile, che cosa hanno combinato? Hai ragione, stavo quasi per dimenticare, mia colpa, perché anche sono due ragazze bravissime e si merita tutta la nostra attenzione. Alessia Gennari, purtroppo la sua Rizzo Scotti Pavia perde ancora per l'ennesima volta, dispiace dirlo, in casa contro la super corazzata, la capolista Busto Arsizio, che vince facilmente 3-0 a Pavia. Però sembrerà strano dirlo, ma no, strano dirlo, più che altro perdendo quasi di domenica 3-0 è un po' difficile sottolineare i meriti, ma questa Alessia Gennari sta facendo grandissime cose, perché anche domenica contro Busto Arsizio, anzi sabato sera, ha messo a terra 12 palloni, di gran lunga la migliore della sua squadra. Nel suo primo anno di Serie A 1 merita davvero tanti tanti applausi. La Scavolini Pesaro di Francesca Ferretti, eliminata in settimana dalla Champions League dalla Foppa Pedretti Bergamo per l'ennesima volta, la Foppa fa fuori la Scavolini a livello europeo, e domenica la sua gara è stata rinviata per neve, quindi non si è giocato, c'è già un recupero, domani sera scenderà in campo di nuovo la nostra Francesca. Quindi anche nei campionati di Serie A, come vedete, soprattutto al femminile, ci sono stati davvero tanti tanti rinvii. E allora, abbiamo davvero concluso, un flash veloce, sabato sera ore 20:30 di Lesse Conad contro Molfetta, Pala Bigi di Reggio Emilia, ci vuole davvero tutto il sostegno delle Tigri giallonere e non solo, perché è una partita importantissima per la squadra di coach Ugo Conte. Dopo di noi, 80 Nostalgia, ringrazio Riccardo Raimondi che ci è venuto a trovare, ci ha permesso anche di regalarvi questa piccola sorpresa della telefonata con Dragan Travizza. Grazie a voi. Grazie. Ringrazio e gli faccio ovviamente in bocca al lupo per il finale del campionato con la sua CSC Correggio. Ringrazio come al solito Fabio Poncemi, Matteo Palese in regia, ed è vero tutto, linea alla sigla, noi ci vediamo la settimana prossima.